Buon pomeriggio a tutti, buona serata. Dopo parecchio tempo che non producevamo più niente, siamo tornati. Abbiamo avuto qualche difficoltà, abbiamo cambiato casa, io ho avuto qualche problema di salute, eccetera, e poi anche la pigrizia, nonostante tutto. Però ci tenevamo tanto, anche perché vediamo che comunque c'è sempre un bel po' di gente che si sta iscrivendo, e ci dispiaceva smettere di fare una cosa che interessa anche, oltre a divertire noi, interessa anche alle persone. Allora, questa sera faremo una cosa molto semplice, faremo una pasta con il pesto di zucchine. Oltre alla mia compagna che sta riprendendo, come al solito c'è anche il nostro cane che ha appena tagliato il pelo, Pocio, che è sempre con noi. Per fare la pasta col pesto di zucchine occorrono ovviamente le zucchine, l'olio extravergine di oliva, delle mandorle sbucciate, del lievito secco, un pochino di menta, un pochino di basilico, sale, pepe e ovviamente la pasta, che poi vi dirò che pasta è questa, però si può usare ovviamente una pasta anche normale, cioè una pasta di grano duro. Io ci metterei prima le mandorle per cominciare a briciolarle un po', che rispetto agli altri ingredienti sono più difficili da sbriciolare. E poi ci mettiamo il resto. Il lievito si potrebbe sostituire con o un altro, cioè non un altro, un formaggio vegano, oppure con pecorino e parmigiano. Il lievito praticamente lo stiamo mettendo al posto del formaggio che comunemente si usa. Poco basilico. E qualche foglia di menta. Sale, che poi eventualmente aggiusteremo se ne manca. Pepe. E cominciamo a mettere un po' d'olio, poi casomai ne aggiungiamo.
Il risultato deve essere una crema abbastanza cremosa per l'appunto, di modo che quando la pasta sarà pronta rimanga. Questa è la consistenza secondo me ideale. Poi ognuno, come al solito, può aggiungere più sale, più pepe, più... A questo punto, prima di mettere la pasta, che poi cogliremo con il nostro pesto alle zucchine, vorrei ringraziare tanto il nostro amico Eugenio Paul, che è secondo me uno dei panificatori migliori d'Italia. Il suo laboratorio, che si chiama Vulaiga, si trova a Fovello in Alta Valsesia, e questo pane, oltre a contenere degli ingredienti eccezionali a livello di segale, grani antichi eccetera, contiene le ortiche e la menta di Fovello. In più ci ha regalato un'eccezionale barbera del Monferrato, certificato Demeter, che sicuramente sarà eccezionale, magari la prossima volta vi dirò com'era. E addirittura anche la pasta che useremo stasera a base di farro e orzo, trafilata a mano ovviamente eccetera, l'assaggeremo e lo ringrazio tanto. Adesso fra poco buttiamo la pasta, poi vi diciamo come, qual è il risultato. Mettiamo il sale, un pugno, la pasta che sarà veramente eccezionale. La mettiamo per 4 persone perché abbiamo invitato anche due nostre amiche a assaggiare questa pasta in un'occasione speciale. Questa pasta impiega 4-5 minuti a cuocere. Già dall'aspetto che ha mentre si piega nell'acqua bollente lo rivela un certo voglia di mangiare, una certa voglia di mangiare. Taglio a metà la pagnotta di Eugenio. Pane con ortiche e menta, segale, grani antichi e semi. Questi pani durano anche 15 giorni, sempre come se fossero freschi. I pani di Eugenio li potete trovare ad Edè Natura in Piazza Mercato a Verbania Intra. Assaggio il pane con il pesto di zucchine. Mi lecco i baffi, un colore formidabile. Secondo me è eccezionale. Le zucchine, la menta, eccetera, dell'azienda Omio Bio, certificata ovviamente biologica. La pasta la guardo solamente per... Com'era la frase finale? Non me la ricordo. L'ho persa.
ragazzi, divento sempre più vecchio, magari voi ve la ricordate. Se non l'avete mai assaggiata, potreste impazzire. Nettare degli dèi. Ah, Eugenio. Grazie, Eugenio.